a tutti. Oggi volevo fare un video sulla chitarra percussiva con la base di Seven National Army. Ho la chitarra abbassata due toni sotto al mi standard, quindi sto in do. Ma questa non è una cover, quindi le note, diciamo, non è tanto le note la cosa fondamentale. La cosa fondamentale è la percussione sulla chitarra mentre si fa la base della canzone. Ok? Allora, cominciamo. Allora, prima di tutto bisogna, per portarsi il tempo su questa canzone, innanzitutto bisogna sapere bene 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 come muovere la mano sinistra e le note da fare. In questo caso io andrò qui. Normalmente questa nota sulla chitarra è un si, ma io sto due toni sotto, quindi se voi la fate pari passo con me, noterete che sono state due toni sotto come la mia chitarra, la nota sarà differente, però non importa, la possiamo fare ovunque, l'importante è che vedete bene la diteggiatura. Allora, la prima cosa da fare è impararci bene 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 le note, quindi queste sono le note, quindi con una velocissima tab potrei dire 7, 10, 7, 5, 3, 2 e girerà tutto intorno a queste note. Ok, imparato questo, mi raccomando, fatevelo a tempo, mettetevi un metronomo, una base, qualsiasi cosa che vi faccia portare il tempo. E quindi ripetetela finché non vi uscirà spontaneo questo movimento con la mano sinistra. Ovviamente la mano destra non dovrà fare niente, quindi dovremmo far suonare le note solo con la pressione della mano sinistra. Ok, passiamo al prossimo step. Il prossimo step è questo. Iniziamo a dare percussioni. Quindi vi faccio sentire. Cosa potete fare per apprendere bene come muovere, gestire questi tempi? Innanzitutto, sapere bene le note, vi devono uscire spontanee le note sulla mano sinistra, ok? Vi devono uscire spontanee. Ovviamente sarà difficile abbinare questo con la mano destra. Quindi, che succede? Io, per esempio, mi concentro molto sulla mano destra più che sulla sinistra, ok? La sinistra mi deve uscire spontanea in questo caso. Perché a volte nei primi tempi mi veniva da fare questo con la mano destra e quindi si sbaglia in questo modo. Invece questa deve essere proprio presente sempre, non ci dovete pensare, quindi questo è il secondo step. Secondo step, quindi dopo aver fatto la cassa, ci va una sorta di rullante. Quindi la cassa la diamo qui, il rullante lo diamo qui, qua proprio. Quindi ok? Quindi secondo step sarà questo, da capo. Quindi ok,
Ok, anche questo è abbastanza complicato, diciamo, si va sempre a complicare, che adesso dovremmo dare questo, ok? Quindi dovremmo stare attenti ai levare e ai battere della canzone. Passiamo al terzo step. Ok, questo è l'ultimo step. Bisogna aggiungere un Charleston. Ok, quindi questa è la parte diciamo più complicata, okay? Perché in mezzo a levare ci sta questo tempo qua, il Charleston. E come potete passare questa cosa? Come potete assimilarla? Semplicemente, una volta che bene o male sapete muovervi con la mano sinistra spontaneamente e fate questo, oltre a riprovare lo stesso movimento con la mano, questa cosa qua vi deve uscire spontanea, ok? Ok, in modo tale che non ci siano incertezze. Quando avvertite incertezza nella canzone, allora vuol dire che vi potreste incagliare, quindi potreste sbagliare o non dare un movimento con la mano de destra. Quindi lasciate perdere la mano sinistra, concentratevi solo su questo. Il risultato finale sarà questo. Spero che vi sia stato d'aiuto. Voi, se vi è piaciuto il video, magari mi aiutereste con un mi piace, condividendo, comunque iscrivendovi ai miei canali. Io faccio lezioni di chitarra e vi lascio il mio bigliettino da visita qua nel video e ci vediamo alla prossima lezione.